Grazie. Salve. Ora, essere alla fine è sempre abbastanza complicato. Avevo pensato di cominciare in un certo modo, poi in realtà ho sentito due persone citare da dove è iniziato il mio viaggio nella resilienza. Abbiamo parlato di Johan Rockström, è stato citato da Giulia, è stato citato da Riccarda. Ti citate, Johan Rockström era il mio direttore allo Stockholm Environment Institute e da lì è cominciato il mio viaggio, era il 2008. Probabilmente quel viaggio di ritorno, ci sono i cervelli in fuga, che non è un termine meraviglioso, ci sono anche i cervelli di rientro. E quando sono rientrato in Italia nel viaggio, ricordo che pensavo, ho imparato una parola nuova mentre stavo in Estonia. La parola nuova era resilienza, avevo in mente cos'era il significato della resilienza e avevo anche in mente uno schema, che è quello che trovate qua dietro, questo, che a guardarlo uno gli viene il panico, dice adesso come faccio a spiegare cos'è la resilienza? Eppure in questo grafico si nota quello che è la resilienza in tutti i suoi legami. Adesso andiamo a cercare di capire come funziona la resilienza. La resilienza ha dei significati che vengono applicati in diversi domini della nostra vita. C'è nella scienza dei materiali, e gli ingegneri lo sanno bene, di solito si descrive molto bene con la mensola. Quando si carica una mensola di libri, quando la mensola si piega, poi quando liberiamo dai libri la mensola torna quasi allo stato iniziale, non è però allo stesso stato iniziale, quell'energia che si libera è la resilienza dei materiali. Abbiamo la resilienza nelle scienze naturali, che sono gli ecosistemi. Io di solito quando ho tempo, più tempo del tempo di un TED, parlo di solito di quello che è successo nel Po, con queste carpe gigantesche. La settimana scorsa ne hanno pescata una da 3 metri ad esempio. Quella carpa che hanno pescato all'inizio era un animale esterno all'ecosistema, negli anni poi si è adattato all'ecosistema e c'è stato un percorso di resilienza. E pur se genera ancora dei problemi, dei disturbi, oggi è parte integrante dell'ecosistema. L'abbiamo in psicologia, che forse è la cosa più bella che abbiamo della resilienza in psicologia. In psicologia è la capacità degli umani di reagire a uno shock. Di solito dico sempre, un po' a tutti noi è successo di essere lasciati da una compagna o dalla compagna o di aver perso una persona cara, e quando dobbiamo recuperare dopo questo trauma impieghiamo del tempo, però attiviamo anche delle capacità che sono nostre interne, sono quelle capacità resilienti che mi affido alla famiglia, comincio a fare qualcosa, cioè che comincia a correre ad esempio, che dice ho l'obiettivo di andare a fare la maratona di New York, oppure c'è chi si affida a fare nuove attività, semplicemente. E pensate che dal secondo dopoguerra ad oggi siamo riusciti a risolvere 13 casi di malattie mentali grazie alla resilienza in psicologia. Ma perché? Perché la resilienza in psicologia non va più a confinare il problema, ma identifica il problema, lo riconosce e poi dall'identificazione e dall'assunzione di responsabilità di dire ho un problema, comincio a lavorare sulla risposta. Quindi non mi fermo a discutere. E questo è molto tipico italiano, no? Io ho un sogno. Vuoi andare stasera a bere una birra con gli amici, entrare in un bar e sentire tutte le persone dentro un bar parlare delle soluzioni per far ripartire il paese. Invece quando entri in un bar senti tutti che parlano di problemi. Abbiamo una marea di problemi e continuiamo a ripeterceli tra di noi, che poi sono sempre gli stessi, sono 60 anni, abbiamo sempre gli stessi problemi. Nel clima parliamo di dissesto idrogeologico, sono 60 anni, è sempre la stessa discussione. Viene giù la montagna, lo sappiamo che viene giù la montagna. Nelle prime esperienze di questo viaggio, quando ho cominciato questo percorso in Italia sulla resilienza, una delle prime battute che mi facevano le persone, mi dicevano, ma cos'è la resilienza? È un cocktail. Io, come un cocktail? Ebbene, in questo viaggio ho scoperto che la resilienza è un cocktail. Può essere anche un cocktail. Sono arrivato in un bar a Vicenza, dove c'è Giacomo Diamante, che è questo bartender che si è inventato un nuovo lavoro, dove l'alcol non è più solo una bevanda, ma l'alcol è una storia, è un racconto. Si parla della prima donna al Ritz, che è stata bartender, ad esempio, che è un racconto molto bello che lui fa, perché è stato un simbolo che ha interrotto. Ha creato quello che si chiama, me ne vorrà adesso Giacomo, i secret bar, che sono i bar del proibizionismo americano. L'ha creato a Vicenza e dentro ha creato un nuovo modo di vivere. Il bar, lui può decidere che non ti vuole dentro, e in questo percorso la prima volta che entro mi chiede, lui non ha il menù, entri e dici una parola, quello che vuoi, vuoi un Piero Pellizzaro? Io ovviamente, essendo un po' malato di resilienza, gli ho detto voglio un resilienza, e lui mi guarda e mi dice, ma dove l'hai già bevuto? Da nessuna parte, perché è venuto un imprenditore 2 settimane fa, abbiamo inventato un cocktail e questo imprenditore l'ha chiamato resilienza, perché è quello che lui sta facendo nella sua azienda, è un'azienda resiliente, un'azienda che nella crisi non si ferma ma trova una sfida e da questa sfida tira fuori qualcosa di nuovo, di innovativo. Per Giacomo la resilienza è la capacità di creare un gusto, un giusto equilibrio tra quello che è le reazioni e le emozioni che un cocktail può dare, creando nuovi sapori, perché c'è un periodo di shock. Questo per correttezza è un'altra resilienza, non è quello che mi ha fatto Giacomo quella sera, l'ho bevuto al Maria Loca a Parigi, e questo è molto bello perché è composto da 3 parti, la parte sopra che è
un frutto della passione svuotato dentro un rum che ha 70 gradi, che ti crea lo shock prima di berlo, e poi una parte dolce e una parte bitter, perché anche nel processo di resilienza successiva c'è una parte di meraviglia quando riesci a dire ho superato, ma poi c'è una parte anche difficile, che è quella della ricaduta, perché c'è sempre una ricaduta, non c'è mai una soluzione definitiva, l'adattamento è continuo perché la natura è dinamica, e questo lo insegna la resilienza, che è diverso dalla sostenibilità, che alla fine trova un punto di equilibrio, si cerca di trovare. Invece oggi noi viviamo in una società diversa. Poi nel mio viaggio ho scoperto che c'è una pizzeria resilienza, è a Salerno, e Gennaro Cappetto, la resilienza è la capacità di creare un giusto equilibrio tra la natura e la sua capacità di produrre prodotti genuini senza subire contaminazioni esterne, è nell'alimentazione. Ma Gennaro ha una storia diversa anche, aveva un ristorante prima, un ristorante che è stato, come dire, danneggiato. A Salerno, questa pizzeria, non si ferma, dice no, io non mi faccio intimorire, vado avanti, un'Italia che reagisce, e non solo fa un nuovo ristorante, ma crea un nuovo legame col territorio, utilizza solo prodotti locali, tiene i prezzi bassi, ma valorizzando i prodotti sostenibili del territorio, quindi anche nell'equilibrio in questo, e crea la chiama resilienza, che è una bella iniziativa, direi questa, forse la più bella che ho visto anche. Poi a un certo punto mi imbatto in Monsieur Fantomas, è un rapper, canta hip hop, rap, è italiano, è messinese, e in una canzone si chiama Resilienza, e lui dice, questo è citato testualmente il suo testo, la resilienza è sempre stata un'esigenza vitale per lui, per altri solo un modo per fare soldi ad abbaiare, io mi sono sentito coinvolto, ma avevo paura di questo, Sicilia, Messina, la mia terra guerriera, ripassati la storia, poi parliamo fino a sera, e parla di Messina in questa canzone, della sua terra, di una terra che ha sempre reagito alle difficoltà e che oggi nelle difficoltà trova sempre uno spunto. Se mi chiedete qual è la città più resiliente in Italia, io vi rispondo che è Palermo, perché Palermo ha una sua capacità intrinseca di valorizzare le reti locali, i valori, e dare risposta alla criminalità organizzata, di dare risposta al disagio e alle difficoltà sociali che sono presenti nella città insieme, mai separati, e quella che noi chiamiamo disordine in realtà è un ordine resiliente delle cose. Poi sono arrivato a Barra, ho messo vicino Scampia per dare un'indicazione, mi ne vogliono il teatro di Qual, perché so che non vogliono che si faccia questo affiancamento, perché Barra non è Scampia, però a Barra hanno fatto il Carnevale Resiliente. E cos'è il Carnevale Resiliente? O meglio, da chi è fatto il Carnevale Resiliente? Il Carnevale Resiliente è fatto da giovani, tendenzialmente giovani che hanno perso i genitori per camorra o che comunque sono vicini a famiglie tendenzialmente a grosso rischio di infiltrazione camorristica, e loro li coinvolgono attraverso giochi di strada, arte di strada, gli ridanno un sorriso, gli ridanno un'opportunità, e ogni anno creano questo carnevale resiliente, che poi sta diventando itinerante oggi, ed è una risposta comunitaria a un'emergenza che è non solo del Sud Italia, ma di tutta l'Italia, che sono le mafie nel loro senso più largo. E questo si fa, porta resilienza all'interno di una comunità con il sorriso, con la psicologia, ma col divertimento, come con la rete, perché è una rete di persone. Poi nella mia vita ho avuto il piacere di essere parte del primo progetto di resilienza urbana in Italia. Abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Commissione Europea e è stato fatto un progetto, si chiama Blue Up, vi tralascio l'acronimo in inglese, lo dico in italiano, Bologna città resiliente, e per il comune di Bologna la resilienza è la lotta ai cambiamenti climatici, è l'obiettivo di rendere il nostro territorio resiliente non alle emissioni, ma agli impatti. Perché oggi il cambiamento climatico è realtà, non è più un qualcosa che avverrà nel 2050. E quindi per il Comune di Bologna la resilienza è la capacità di reagire in maniera tempestiva a fenomeni imprevedibili quali alluvioni, periodi di siccità e bufere di neve. E quindi come rendere non solo il mio comune amministrazione, ma anche gli enti e le istituzioni che operano su un territorio capaci di reagire, non solo di adattarci e quindi di prevenire in un certo senso, ma anche di reagire, perché come dicono spesso nel concetto resiliente degli americani, lo dice spesso il presidente Obama in questo, noi dobbiamo in un certo senso sì operare nella prevenzione, ma anche nella capacità di risposta, di reazione. Troppo spesso perdiamo tempo a discutere di quello che è successo anziché reagire. I colleghi di Copenaghen, quando parlano della resilienza urbana, ti dicono sempre che c'è un game changer, lo chiamano, ovvero che è la capacità, è un periodo di tempo, 6 mesi dopo uno shock, dove hai un forte coinvolgimento della cittadinanza per poter rispondere e attivare nuove risposte. Se noi perdiamo questo game changer, abbiamo perso anche l'opportunità della sensibilità. Di solito faccio un gioco quando faccio queste cose. Qualcuno si ricorda cosa è successo nel 2003? Qualcuno alzi la mano se lo ricorda? Blackout? Oltre a blackout?
Peggio di una guerra. No, peggio di una guerra, un'ondata di calore. Abbiamo avuto quasi 70.000 morti in tutta Europa e noi non ce lo ricordiamo. Abbiamo avuto in un'estate più morti di una guerra e nessuno se lo ricorda. Le ondate di calore sono l'evidenza dell'impatto del cambiamento climatico e se non diamo risposta a questo, noi non saremo capaci di prevenire e difendere quelle che non sono soprattutto due generazioni, cioè la generazione più vecchia, in un certo senso, che porta con sé la memoria, che è una parte fondante della resilienza, e i bambini, che sono i soggetti più deboli, che sono il nostro futuro, che è la resilienza, la memoria e l'innovazione, perché questa è la resilienza della comunità, saper coniugare quello che sapevamo fare e ammodernandolo con le nuove innovazioni che ho sentito parlare prima. Dopodiché è successo che la città di Milano ha ottenuto il suo percorso verso la resilienza urbana, è un qualcosa che è iniziato da poco. Per il comune di Milano la resilienza è la capacità di dare risposta con una stessa azione a più fattori di rischi. Noi oggi abbiamo sempre abituati nelle città, siamo in un centro bellissimo, ma le nostre periferie, chi se lo ricorda, ce ne scordiamo. Senza le periferie i centri storici non vivono e nelle periferie si affrontano e vivono i rischi maggiori delle nostre società. Per questo il Comune di Milano dice: io ho diversi fattori, ho un'emergenza a casa dove devo intervenire, per dare risposta all'emergenza a casa posso fare una cosa, oltre a rendere più vivibili quegli spazi, per rendere appunto le case più accessibili, più vivibili in un certo senso, posso anche dare una risposta al cambiamento climatico. Come lo possiamo fare? Possiamo prendere degli esempi di cose che già fanno. A Rotterdam fanno le piazze d'acqua, vengono chiamate. Quindi trasformo una piazza che normalmente noi facciamo, cosa facciamo noi di solito su una piazza? Ci facciamo un bel parcheggio sotto, perché è comodo, noi dobbiamo andare a fare il supermercato che è a 200 metri, prendiamo la macchina, no? In Danimarca con meno 25 vanno in bicicletta, quindi quando un italiano dice non uso la bicicletta perché fa freddo, fa freddo, in Italia fa freddo. Vabbè. E quindi per il Comune di Milano la capacità è quella di ritornare a lavorare sulle periferie e coniugare multipli fattori di rischio in un'unica risposta, perché la resilienza è anche questa, l'interdipendenza che esiste tra i diversi settori, sono i termini portanti di quelli che sono anche quei 24 planetary boundaries che cita Johan Rockström nell'Antropocene, è l'interdipendenza dei diversi fattori. Dobbiamo smettere, dobbiamo rompere i silos in cui siamo chiusi ognuno di noi, nella nostra specializzazione, e lavorare insieme sui diversi fattori. Perché cosa vuol dire costruire la resilienza alla fine? Vedete, sono partito dalla fine, dalle soluzioni, per far vedere che la resilienza è già in essere, non c'è bisogno di farla, di inventarsela. Perché significa aumentare la capacità di una comunità di sopravvivere, recuperare e prosperare in condizioni economiche, sociali e climatiche mutevoli, prima, durante e dopo uno shock. Noi costruire la resilienza dobbiamo essere capaci di prevenire, ma di rispondere, e rispondere in tempi brevi. Non dobbiamo aspettare che succeda un'altra volta, come è successo di recente in Italia, senza citare, potrei citare diverse città, eh? Io passo, sono vicentino, citiamo la mia, diciamo che sono vicentino. Ma perché la resilienza poi parte banalmente da dei rilievi delle funzioni vitali che abbiamo, fondamentali in un territorio. Abbiamo le risorse idriche, abbiamo le risorse energetiche, abbiamo le infrastrutture, le aree verdi, la mobilità urbana, la tutela delle attività produttive, la tutela della biodiversità, la salute e il benessere, i trasporti pubblici, è tutto in un'unica soluzione, che è la resilienza, perché abbiamo una visione. La resilienza non è, mi hanno chiesto, come facciamo a calare la resilienza? La resilienza non si cala, è un seme che si innesca, è una nuova capacità di vedere il futuro e di vedere le interconnessioni che esistono tra i diversi aspetti della nostra vita quotidiana, perché è in tutti noi la resilienza. Perché gli elementi che compongono la nostra società di oggi, ci sono dei rischi, e qua arrivo a quello che doveva essere la premessa. Oggi noi viviamo nella società del rischio, lo definiva Ulrich Beck, la società del rischio che è venuta a mancare da poco. E se pensate a questi rischi che ho messo qui, sono gli stessi che ho citato prima, la criminalità organizzata, l'economia globale, i cambiamenti climatici, sociale, l'alimentazione, l'acqua e le migrazioni. Potrei citarvi altre esperienze di resilienza, abbiamo la resilienza nel settore bancario, sono i primi che la usano le banche, guarda caso, e l'hanno fatto, dopo la crisi, oggi hanno istituito, l'altro giorno hanno inaugurato a Francoforte l'autorità di vigilanza sulle banche, qualcosa che non esisteva, una cosa assolutamente positiva, ma nella nostra economia la nostra prima fonte di resilienza sono le piccole e medie imprese, che sono quel tessuto che è capace di innovare. Ho un esempio meraviglioso che mi è rimasto impresso di Treviso, dove un imprenditore produceva pantaloni e tessili, fondamentalmente produceva in serie. Poi sono arrivati i cinesi e ha detto, oddio, adesso come faccio? Allora ha detto, io non voglio chiudere, si è messo a pensare, ha preso i vecchi telai, oggi non produce più pantaloni in serie, intreccia tutte lane particolari, fa pantaloni che costano più, ma sono di qualità,
e ha messo il proprio operaio veneto, io me lo immagino il veneto, e adesso cosa faccio? Non so mia come andare avanti. L'ha messo davanti a un telaio e gli ha detto: per 3 giorni tu impari ad usarlo. Quello oggi è capace di usare un telaio vecchio, non usa più il pulsantino ed è molto più contento perché si sente anche più manuale, più capace, è recuperato, a 50 anni ha recuperato anche una funzione, ha attivato delle sue funzioni anche di pensiero ed è una persona felice. In questo è perché la resilienza, cosa ci dice la resilienza? Dice che dietro ogni problema c'è un'opportunità. Perché alla fine, se ci pensate, io penso che dopo questo, quello volevo sperare di trasmettervi, è che se ci pensate, ognuno di voi è resiliente e ognuno di noi ha una capacità resiliente al proprio interno. Perché alla fine la resilienza siamo noi, non sono gli altri. E tutti insieme possiamo dare risposta a quelli che sono oggi i problemi di un paese che affronta un dato, ho sentito un dato domenica inquietante, che però non è un problema, è un'opportunità. Noi abbiamo 6 milioni di persone che vivono in povertà assoluta in questo paese, è un dato Istat, non è un dato di qualunque anno. A queste 6 milioni di persone dobbiamo dare delle risposte e queste risposte che ho provato a mettere, se messe a sistema, possono essere una risposta a uno di questi problemi, la povertà assoluta, la disoccupazione giovanile. L'occupazione del 60% dei giovani è disoccupato nel sud Italia, senza andare a prendere la quota delle donne, che è ancora peggio. In questo la resilienza è una risposta che possiamo dare alle crisi sistemiche che c'è. Per farlo dobbiamo cominciare a parlare con chi ci sta di fianco, chiedergli cosa fa e a quella persona soprattutto sorridiamo, perché anche attraverso la felicità. Be good, be resilient. Grazie.